Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Iesus et Maria. Carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. Questa dovrebbe essere la puntata numero 23, se i conti li abbiamo fatti bene, perché nei cicli di catechesi lunghi è sempre abbastanza facile errare. Oggi vedremo un episodio molto forte, molto edificante, lo sono tutti, ma è un momento un pochino clou, dove sentiremo dire anche delle cose molto, molto forti, molto importanti da parte di nostro Signore. Siamo focalizzati oggi in un contesto, lo introduco, tanto poi lo sentiremo, però per chi non lo conoscesse, per chi non conoscesse l'opera di Maria Valtorta, siamo dentro il contesto della cosiddetta Acqua Speciosa. Questa Acqua Speciosa era una località della Palestina che fu scelta da nostro Signore per fare un ciclo di catechesi. Lui si è fatto lì il suo ciclo di catechesi, ovviamente è il ciclo di catechesi proprio fondante per antonomasia sui 10 comandamenti. Lui ha fatto, nostro Signore, un ciclo di catechesi sui 10 comandamenti, quello che ricordo tanti tanti anni fa. All'acqua speciosa c'è dei passaggi bellissimi nell'opera, dove i discorsi dell'acqua speciosa, il primo comandamento, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, oltre modo edificanti. Quindi il brano di questa sera si situa in questo contesto e infatti si intitola Suoi malumori nella piana dell'acqua speciosa. Ovviamente questo, come sentiremo, era uno dei tanti possedimenti dell'amico Lazzaro. Stavo ricordando recentemente, non mi ricordo se in una catechesi pubblica, in un omelia o in un colloquio forse addirittura privato, non mi ricordo, a proposito, mi sa forse una meditazione di questi giorni sui scritti di Suor Cecilia Bai, dell'estrema povertà che il nostro Signore Gesù Cristo ha scelto di vivere per sé, veramente. San Francesco nei suoi confronti, insomma, ecco, si può dire che faceva impallidire lo stesso San Francesco, insomma, la povertà della famiglia di Nazareth, insomma, che è tutto dire. Però il pauperismo rimane un'eresia, degli ordini mendicanti eretici del Medioevo, quelli che dicevano che tutti devono essere per forza poveri, sennò si va tutti all'inferno. Quindi che consideravano la colpa, la ricchezza in se stessa una colpa. Come quelli, ne parlava anche San Paolo nel Nuovo Testamento, gli eretici che proibivano il matrimonio, che dicevano che il matrimonio è una cosa intrinsecamente cattiva, quindi che tutti devono essere vergini e che il matrimonio è cattivo. Quindi sono, vedete, le eresie, no? Sono delle esasperazioni di valori pur positivi. La verginità è un grande valore, ma non tutti sono chiamati a essere vergini. La povertà è un grande valore, anche quando è vissuta in maniera eroica, ma non tutti sono chiamati ad esserlo, no? Perché se tutti fossero vergini, dopo il peccato originale, amici cari, si estinguerebbe la razza umana, insomma, no? Quindi non è possibile. Ok. Quindi Lazzaro gli aveva messo a disposizione, lui che ce n'aveva una caterva di possedimenti,
questa località, appunto in questa zona, dove c'era appunto una sua casetta, chiamiamola casetta. Peraltro, secondo gli scritti di Maria Valtorta, anche la dimora di Maria Santissima sul Monte degli Ulivi dopo l'ascensione era un possedimento di Lazzaro, messo a disposizione da Lazzaro. Quindi, qualunque cosa serviva, bastava andare da Lazzaro che c'aveva mezza Palestina, insomma, no? Non era come un Jeff Bezos sicuramente, però insomma non era certamente un povero Lazzaro, assolutamente, e neanche un semplice benestante, era una persona ricca, non sfondata come i magnati di oggi, insomma, come gli sceicchi d'Arabia Saudita, però insomma era una persona ricca, non povera. Chiusa parentesi, e andiamo adesso a vedere un po' meglio questo episodio. Gesù decide di allontanarsi da Gerusalemme per non rischiare di essere annientato dal Sinedrio prima del tempo, ossia primo anno di vita pubblica, qui siamo. Quindi il Vangelo di Marco, scusatemi la parentesi, se uno lo legge già ai primissimi capitoli, fa anche in tempo a comparire, gli erodiani si accordano con i sacerdoti per metterlo a morte, subito. L'ha fatto manco in tempo a fare Pio, a affacciarsi nella pubblica scena, già successo il finimondo. Seruta stante. E attenzione, perché certamente Gesù, anche nel Vangelo di San Giovanni, spiega, nessuno gli poteva mettere le mani addosso perché non era giunta la sua ora, eccetera, eccetera. Però, questo per capire bene, sempre il discernimento, mi raccomando, eh. Non è che Gesù è rimasto a Gerusalemme e dice, vabbè, rimanga a Gerusalemme perché qui è Gerusalemme, i profeti predicano a Gerusalemme. Questi mi vogliono ammazzare, il padre provvederà. No. Se n'è andato. Perché se fosse rimasto lì, rischiava di essere annientato dal Sinedrio prima del tempo. Scusate se mi soffermo, che insomma manco due righe di introduzione, ma questo è un discorso importante. Cioè, quando Dio ci fa capire qualcosa, la volontà di Dio non agisce ordinariamente, o quantomeno la maggior parte delle volte, o sempre senza di noi. Perché delle volte la volontà di Dio si manifesta nel senso che ti dà un input, ti fa vedere una cosa, perché tu provveda con il suo aiuto. Non perché tu dici, che perché tu come, temerariamente rimani in pericolo, tanto poi Dio mi aiuta. No, non ti aiuta in questi casi. Perché se ti ha fatto vedere un pericolo è perché tu agisca di conseguenza e ti allontani dal pericolo. L'ha fatto nostro Signore, noi non siamo più grandi di Lui. Parentesi chiusa, speriamo di non aprirne altre, se no non riusciamo a leggere l'episodio. Non volendo lasciare la Giudea, pensa di ritirarsi verso Efraim, nei pressi del Giordano, per evangelizzare e battezzare come Giovanni. Gesù ha battezzato personalmente, e non col battesimo di Giovanni, eh. Gesù è stato il primo ad amministrare il suo battesimo. Lazzaro mette a sua disposizione una casetta di sua proprietà nella piana detta dell'Acqua Speciosa. Dice, Lazzaro sta parlando, nelle campagne di quel luogo io ho una casetta, ma è ricovero agli attrezzi dei lavoratori. Talora vi dormono quando vanno al tempo delle fieni o delle viti. È misera, un semplice tetto su quattro muri, ma è sempre sulle mie terre, e lo si sa. Il saperlo farà da spauracchio agli sciacalli. Accetta, Signore, manderò i servi a prepararla. Non occorre, dice Gesù, se vi dormono i tuoi contadini basterà pure a noi. E Lazzaro, vedete che con quelli come Gesù, quindi con quelli che hanno scelto la povertà evangelica, bisogna sempre fare un po' di braccio di ferro, quelli non vogliono niente. Non metterò ricchezze, dice Lazzaro, ma completerò il numero di eletti. Poveri come tu vuoi, e farò portare coperte, sedili, anfore e coppe. Dovrete pure mangiare e coprirvi, specie in questi mesi d'inverno. Lasciami fare.
Lo sai, maestro, che oggi è per queste campagne Isacco con lei e gli altri mi hanno chiesto pascolo giù nella piana per essere un poco insieme e ho acconsentito. Quindi, adesso sono stacco e Maria Valtorta descrive questa casa, stacco a speciosa, no? Se si paragona questa bassa e rustica casetta alla casa di Betania, quindi cioè, al palazzo di Lazzaro, certo è un ovile, come dice Lazzaro, ma se la si paragona alle case dei contadini di Doras, è un'abitazione ancora bella. Questo Doras, mi pare che ne abbiamo già parlato in queste puntate, che era già comparso, era un fariseo che dire una bestia umana è fare un'offesa alle bestie. E questo ha passato i guai con il nostro Signore, perché prima il nostro Signore ha cercato di ridurlo a miti consigli. Dopodiché l'ha fulminato. Ti lascio al dio del Sinai. E il dio del Sinai ha provveduto a fare giustizia, ma questo era veramente un essere, a quello che descrive, veramente inqualificabile. Frustate a sangue, botte da orbi, non gli dava da mangiare, lo faceva dormire. Cioè, altro che lo sfruttamento degli schiavi. Gli sfruttatori degli schiavi erano zucchero filato nei confronti di questo individuo. E chiaramente i suoi contadini abitavano in delle bicocche fatiscenti, schifose, ecco, ovviamente indegne dell'uomo. Questa è la casa che ospita Gesù e i suoi luoghi nel luogo detto Acqua Speciosa. Campi, anzi prati e vigne la circondano e a distanza di un circa 300 metri si vede un'altra casa in mezzo ai campi, più bella perché munita di un terrazzo sul tetto che questa invece non ha. Oltre a quest'altra casa, boschi di ulivi e di altre piante, parte spoglie, parte fronzute, c'erano alla vista. Pietro, con il fratello e con Giovanni, lavorano di gusto a scopare l'aia e i cameroni, a riaggiustare i letti, ad attingere l'acqua. Anzi, Pietro fa tutto un rummeggio intorno al pozzo per aggiustare e rinforzare le funi e rendere più pratico e comodo il prendere l'acqua. Invece i due cugini di Gesù lavorano di martello e di lima, a serratura e imposte, e Giacomo di Zebedeo li aiuta segando e lavorando d'ascia come un arsenalotto. Nella cucina traffica Tommaso e pare un cuoco provetto, tanto sa dosare fuoco e fiamma e pulire svelto le verdure che il bel Giuda si è degnato di portare dal paese vicino. Capisco che c'è un paese più o meno grosso perché Giuda spiega che il pane lo fanno solo 2 volte per settimana e che perciò per quel giorno non c'è pane. Pietro sente e dice: faremo delle focacce sulla fiamma. Là c'è la farina, svelto, levati la veste e impasta. Poi a cuocere ci penso io, sono capace. E non posso che ridere vedendo che l'Iscariota si umilia in sottoveste ad intridere la farina impolverandosi ben bene. Gesù non c'è e con lui manca Simone, Bartolomeo, Matteo e Filippo. Il più brutto è oggi, risponde Pietro a un borbottio di Giuda, di Keriot, ma domani andrà già meglio e a primavera andrà bene del tutto. A primavera? Ma staremo qui per sempre? Dice spaventato Giuda. Perché? Non è una casa? Piovere? Non ci piove. Acqua da bere c'è, il focolare non manca. E chi vuoi di più? Io ci sto benissimo, anche perché non sento puzza di farisei e compagni. Pietro è sempre Pietro. Pietro, andiamo a ritirare le reti, dice Andrea, e trascina via il fratello prima che incominci una diatriba tra lui e l'Iscariota. Avremmo capito che Pietro e Giuda Iscariota stavano in fase praticamente perpetua di rischio appiccicamento reciproco. Quell'uomo non mi può vedere, esclama Giuda. No, non lo puoi dire. È così schietto con tutti, ma è buono. Sei tu che sei sempre malcontento, risponde Tommaso, che invece ha sempre un ottimo umore.
Sto Tommaso era sempre quello che stava sempre di buon umore. Era un po' un buon tempone in senso buono. È che io mi credevo altra cosa, dice sempre Giuda. Mio cugino non ti vieta di andare alle altre cose, gli dice sempre Tommaso. E non Tommaso, Giacomo d'Alfeo. Credo che tutti, perché stolti, credevamo altra cosa al seguirlo, ma è perché siamo di dura cervice e di grande superbia. Egli non ha mai nascosto il pericolo e la fatica di seguirlo. Giuda borbotta fra i denti. Gli risponde l'altro Giuda, il Taddeo, un altro che con Giuda, detto fra me e voi, ci si appiccicava non di rado, che lavora intorno ad una mensola della cucina per tramutarla in piccolo armadio. Hai torto! Anche secondo le consuetudini hai torto. Ogni israelita deve lavorare e noi lavoriamo. Ti pesa tanto il lavoro? Io non lo sento, perché da quando sono con lui ogni fatica perde il suo peso. Anche io non rimpiango niente e sono contento di essere proprio come in famiglia ora, dice Giacomo di Zebedeo. Faremo molto qui, osserva ironico Giuda di Cheriot. Ma insomma, cosa vuoi? Cosa pretendi? Una corte da satrapo? Non ti permetto di criticare ciò che fa mio cugino, hai capito? Esplode il Taddeo. Taci, fratello. Gesù non vuole queste dispute. Parliamo il meno possibile e facciamo il più possibile. Sarà meglio per tutti. D'altronde, se lui non riesce a mutare i cuori, puoi sperarlo tu con le tue parole, dice Giacomo d'Alfeo. Fratello, per chi non lo sapesse, di Giuda d'Alfeo, no? O Giuda Taddeo. Questi Giacomo e questi Giuda, tanto per fare un po' di... sono gli autori delle lettere neotestamentarie di Giuda e di Giacomo. Mentre Giacomo di Zebedeo, l'abbiamo festeggiato ieri, detto anche Giacomo il Maggiore, fratello di Giovanni, non è l'autore della lettera neotestamentaria, ma è il primo tra gli apostoli ad essere morto martire dopo aver evangelizzato la Spagna, ed è per questo che il suo corpo è stato traslato a Compostela, dove c'è il famosissimo meta di super pellegrinaggi anche a piedi, il cammino di Santiago di Compostela, eccetera, eccetera, no? Santiago, perché appunto in spagnolo Giacomo si dice Tiago. Vabbè, chiusa parentesi. Quindi Giacomo d'Alfeo fa da paciere e cerca di spegnere Giuda Taddeo, il mio apostolo forse preferito, perché è un carattere proprio bello. Bello ruspante, che tra l'altro la sua lettera è un capitolo solo. Ecco, fortuna che ne ha fatto uno solo, perché se ne faceva 20 succedeva il finimondo, succedeva. Datela a leggere per chi non la conoscesse, perché è bello proprio, carico alla grande proprio, no? Tra l'altro un grande santo, anche un grande intercessore, bisogna invocarlo spesso San Giuda Taddeo, perché pare che sia molto potente. Il cuore che non muta è il mio, vero? Chiede l'Iscariota aggressivo, ma Giacomo non gli risponde. Anzi, si mette un chiodo fra le labbra e inchioda intanto vigorosamente delle assi, facendo un fragore tale che il borbottio di Giuda si perde. Passa qualche tempo, poi entrano contemporaneamente Isacco con delle uova e una cesta di pagnotte fragranti. E Andrea con dei pesci in una massa. Ecco, dice Sacco, le manda il fattore e dice se occorre niente. A ordine così. Lo vedi che di fame non si muore, dice Tommaso all'Iscariote. Poi dice, dammi il pesce, Andrea, che bello, ma come si fa a prepararlo? Qui non so fare. Ci penso io, dice Andrea, sono pescatore. E si mette in un angolo a sventrare i suoi pesci ancora vivi. Sta venendo il maestro, ha fatto un giro in paese
e per le campagne. Vedrete che presto ci sarà chi viene. Ha già guarito un malato d'occhi. E poi io avevo già percorso queste campagne e sapevo. E sapevano. Eh già, io, tutti i pastori, noi abbiamo lasciato, io almeno, una vita sicura e abbiamo fatto questo e quello, ma non si è fatto nulla. Devo dire chi sta parlando, che ha detto questa frase, o lo capiamo da soli? Ecco. Isacco guarda l'Iscariota stupito, ma filosoficamente non ribatte. Gli altri lo imitano, ma bollono di dentro. Pace a voi tutti. È Gesù sulla soglia, sorridente, buono. Pare che il sole aumenti. Aumenti lo splendore per la sua venuta. Che bravi, tutti al lavoro. Posso aiutarti, cugino? No, no, riposa. Ho finito. Siamo carichi di cibarie. Tutti hanno voluto dare. Se tutti avessero i cuori degli umili, dice Gesù un po' mesto. Oh, il mio maestro, che Dio ti benedica. È Pietro che entra con un fascio di legna sulle spalle e che saluta così, sotto il suo peso, il suo Gesù. Anche te, Pietro, ti benedica il Signore. Avete molto lavorato. E più lavoreremo nelle ore di libertà. Abbiamo una villa in campagna, noi, dice Pietro. E ne dobbiamo fare un Eden. Intanto ho aggiustato il pozzo. Tanto per vedere di notte dov'è e per essere sicuri di non perdere le brocche né calarle. Poi, lo vedi che bravi i tuoi cugini? Tutte cose necessarie per chi deve vivere in un luogo a lungo. E io, pescatore, non avrei saputo. Proprio bravi. Anche Tommaso potrebbe mettersi nella cucina di Erode. Anche Giuda è bravo, ha fatto delle splendide focacce. E inutili. C'è il pane, risponde di malumore Giuda. Pietro lo guarda e mi aspetto qualche risposta pepata, ma Pietro scuote il capo, aggiusta la cenere e vi stende sulle sue focacce. Capite? Qui Giuda l'ha smontato. Già Pietro, per dire che aveva fatto qualcosa di buono, si è pegnato, no? Vedete come a volte no? Si perdono le buone occasioni per stare zitti. Vabbè. Fra poco è tutto pronto, dice Tommaso e ride. Parlerai oggi? Domanda Giacomo di Zebedeo. Sì, fra sesta e nona. I vostri compagni l'hanno detto. Mangiamo perciò solleciti. Ancora qualche tempo e poi Giovanni pone il pane sul desco, prepara i sedili, porta le coppe e le anfore e Tommaso porta le verdure cotte e il pesce arrostito. Gesù è al centro, offre e benedice. Distribuisce e tutti mangiano di gusto. Stanno ancora mangiando quando nell'aia si affacciano delle persone. Pietro si alza e va sulla porta. Che volete? Il rabbi non parla qui? Parla, ma ora mangia, perché è uomo lui pure. Sedetevi là sotto e attendete. Il gruppetto va sotto la rustica tettoia. Però viene il freddo e pioverà spesso. Io dico che sarebbe bene usare quella stalla vuota. L'ho pulita a dovere. La greppia sarà lo scanno. Non fare ironie stolte. Il rabbì è rabbì, dice Giuda. Ma che ironie? Se è nato in una stalla, potrà parlare di una greppia. Pietro ha ragione, ma ve ne prego, vogliatevi bene. Gesù pare persino stanco nel dire queste parole. Terminano di mangiare e Gesù esce subito per andare presso la piccola folla. Aspetta, maestro, gli grida Pietro, tuo cugino ti ha fatto un sedile perché è umido il suolo là sotto. Non occorre, tu sai, parlo in piedi. La gente vuole vedermi ed io la voglio vedere. Piuttosto fate sedili e lettucci, forse verranno dei malati e serviranno. Sempre per gli altri, tu pensi, maestro buono, dice Giovanni e gli bacia la mano. Vedete, no? Gesù parla in piedi, perché la gente lo vuole vedere
e lui la vuole vedere. Bello questo aspetto, no? Questo è un aspetto molto importante anche nella... Vedi come Gesù è un comunicatore. E ci stanno delle regole per la comunicazione. Oltre che evidentemente per lui era anche molto importante vedere le persone perché, lo sappiamo insomma perché no. Era Dio. Gesù va col suo sorriso lievemente mesto verso la piccola folla. Con lui vanno tutti i discepoli. Pietro, che è proprio a fianco di Gesù, lo fa chinare e gli mormora piano: dietro al muro è quella donna velata. L'ho vista, è lì da stamane. Ci è venuta dietro da Betania. La caccio o la lascia? Ora lascio. Lasciala, dice Gesù. L'ho detto. Ma se è spia come dice l'Iscariota? Non lo è, dice Gesù. Fidati di quanto ti dico. Lasciala e non dire nulla agli altri e rispetta il suo segreto. Ho taciuto perché pensavo fosse bene. Pace a voi che cercate la parola, incomincia Gesù e va in fondo al loggiato, avendo alle spalle il muro della casa. Parla lentamente alla ventina di persone. Abbiamo cominciato così, con 20 persone, sedute per terra o addossate alle colonne, nel tepore di un solicello novembrino. E si ferma così perché chiaramente qui l'oggetto principale non sono i discorsi di Gesù, che si possono leggere nell'opera, ma il contesto Giuda. Il giorno dopo la gente in attesa del maestro è almeno duplicata, quindi cominciamo da 20 e andiamo a 40. Si cerca di sapere chi veramente egli è e perché parla in quel luogo. Al suo arrivo Gesù dà pace al cuore di uno che gli confessa un grave peccato. Poi parla a tutti illustrando il comando: io sono il Signore Dio tuo, e cominciano le catechesi sui 10 comandamenti. E infine guarisce qualche malato e scende verso il fiume per dare il battesimo a chi glielo chiede. Gesù, persona. Tornato in casa, dice ai discepoli che anche loro dovranno battezzare e li accontenta battezzandoli con un bacio. Maestro, un giorno hai detto a me, Giovanni, Giacomo e Andrea che ci avresti insegnato a pregare. Io penso che se pregassimo come tu preghi, saremmo capaci di essere degni del lavoro che tu vuoi da noi. Dice Pietro. Ti ho anche risposto allora, quando sarete abbastanza formati, vi insegnerò la preghiera sublime, per lasciarvi la mia preghiera. Ma anche essa sarà nulla se non la dirà che la bocca. Per ora scendete con l'anima e la volontà a Dio. La preghiera è un dono che Dio concede all'uomo e che l'uomo dona a Dio. Molto importante questo, eh? Il Padre nostro Gesù lo ha dato agli apostoli non subito, quando erano già abbastanza formati per comprenderlo, perché il Padre nostro è una preghiera meravigliosa e che contiene tutto quello che noi dobbiamo chiedere a Dio nel nome di Gesù. Sono cose grosse, sono cose importanti. Non è una preghiera per chi ancora sta, pensa che rivolgersi a Dio sia semplicemente fargli l'elenco più o meno esaustivo delle proprie necessità, praticamente quasi esclusivamente temporali, materiali, economiche e robe del genere. Quindi, dono che Dio concede all'uomo, cioè nessuno di noi avrà appunto il dono della preghiera se Dio non glielo concede, ma al tempo stesso che l'uomo dona a Dio. Perché per pregare dobbiamo volerlo e dobbiamo dedicargli tempo, spazio. Quindi prendere una parte del nostro tempo e dire: questo tempo non me lo tengo per me, non lo dedico ad altre vocazioni, questo è un tempo sacro, è un tempo che si dona a Dio. E anche qui, se posso permettermi, facciamo le nostre scelte. Quanto tempo preghi tu al giorno? Noi abbiamo H24. Ogni tanto
quando abbiamo un po' di tempo, no? Rientriamo un attimo in noi stessi. Che ci facciamo con queste 24 ore al giorno? Carta e penna alla mano. Quanto tempo lavoro? Quanto tempo dormo? Quanto tempo impiego a mangiare? E poi? Preghiera? Quante ore? Divertimenti? Quante ore? La scatola del diavolo, che quella sarebbe meglio 0 minuti, quante ore? Quindi, proseguo, eh. La preghiera è un dono che Dio concede all'uomo e che l'uomo dona a Dio. E come? Non siamo ancora degni di pregare, ma tutto Israele prega, dice l'Iscariota. Sì, Giuda, ma tu vedi dalle sue opere come prega Israele. Ah! Io non voglio fare di voi dei traditori. Chi prega con l'esterno e dentro è contro il bene, è un traditore. Capito? E i miracoli quando ce li fai fare? Chiede sempre Giuda. Noi miracoli, noi, misericordia eterna, ma pure si beve acqua pura. Noi miracoli, ma ragazzo, farnetichi? Pietro è scandalizzato, spaventato, fuori di sé. L'ha detto lui a noi, obietta Giuda, in Giudea. Non è forse vero? Sì, è vero, l'ho detto, dice Gesù. E voi lo farete, ma finché in voi sarà troppa carne, non avrete miracoli. Sentite, faremo dei digiuni, dice l'Iscariota. Vedete quanta voglia che c'è di fare i miracoli. Non serve. Per carne intendo le passioni corrotte, la triplice fame e dietro questa perfida trinità il codazzo dei suoi vizi, pari a figli di una lurida bigama unione, la superbia della mente genera con l'avidità della carne e del potere tutto il male che è nell'uomo e nel mondo. Pari a figli di una lurida bigama unione. Qual è questa unione bigama? La superbia della mente che si sposa con l'avidità della carne, prima moglie, e l'avidità del potere, seconda moglie. Una lurida bigamia. Sai se hai sentito sta catechesi, una lurida bigamia? Potrebbe essere un'idea. Tutto il male che è nell'uomo e nel mondo è generato da questa lurida bigama unione. Ma noi per te abbiamo lasciato tutto, dice Giuda Iscariota. Gesù ribatte, ecco qui, mo qui sa. Catechesi fino a domani mattina. Ma non voi stessi. Ma non voi stessi. La cosa più difficile da lasciare, figlioli miei cari. Uno può anche essere capace di. In effetti, Giuda non stava più a casa sua, no? Non stava più nel tempio. Aveva lasciato almeno qualcosa per il Signore. Ma non voi stessi. Che è la cosa più difficile da lasciare. Dobbiamo morire allora, pur di essere con te lo faremmo. Io almeno, chi parla, ci immaginiamo sempre chi è, eh? No, non chiedo la vostra morte materiale. Io chiedo che muoia l'animalità e la satanicità in voi.
animalità e satanicità. Altro titolo divertente, no? La morte dell'animalità e della satanicità nell'uomo. Mamma mia. E questa non muore finché la carne viene saziata e la menzogna, l'orgoglio, l'ira, la superbia, la gola, l'avarizia e l'accidia sono in voi. Siamo tanto uomini presso a te, tanto santo, mormora Bartolomeo. E fu sempre così santo, noi lo possiamo dire, asserisce il cugino Giacomo. Egli lo sa come siamo, non dobbiamo accasciarci perciò, ma dirgli solo: dacci giorno per giorno la forza di servirti. Se noi dicessimo siamo senza peccato, saremmo ingannati e ingannatori. E di chi poi? Di noi, che sappiamo ciò che siamo anche se non lo vogliamo dire? Di Dio che non si inganna? Ma dicendo siamo deboli e peccatori, aiutaci con la tua forza e il tuo perdono, Dio allora non ci deluderà e nella sua bontà e giustizia ci perdonerà e ci purificherà dall'iniquità dei nostri poveri cuori. Chi ha parlato, chi conosce un pochino il Nuovo Testamento, avrà riconosciuto in queste parole lo stile di San Giovanni Evangelista, che l'ha proprio quasi traslitterata nelle sue lettere, certamente con una forma un pochino più elegante, ma alcuni passaggi sono proprio identici, sono, no? Te beato Giovanni, dice Gesù, poiché la verità parla sulle tue labbra, che hanno profumo di innocenza e non baciano che l'adorabile amore. Dice Gesù alzandosi e si attira sul cuore il prediletto che ha parlato dal suo angolo buio. Commentiamo evidentemente questa frase. Se diciamo che siamo senza peccato, scrive San Giovanni nelle sue lettere, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo il nostro peccato, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i nostri peccati, suscitando memoria, e ci purificherà dalle nostre colpe. Guai a chi si ritiene senza peccato. Non è senza motivo che la liturgia della Chiesa ci mette in bocca, quando ci troviamo dinanzi alla Divina Presenza, il Confiteor. Non è senza motivo che tutti i maestri di spirito, quando dicono ti accingi a fare la meditazione, la prima cosa che devi fare è ti metti alla presenza di Dio, ma subito devi chiedere perdono dei tuoi peccati. Se noi non ne vediamo abbastanza, quindi non siamo in grado di distinguerli, questo non dipende dal fatto che non li facciamo, ma dipende appunto dal fatto che non sappiamo distinguerli e riconoscerli. Questo può dipendere o da ignoranza più o meno colpevole, oppure, Dio ce ne scampi e liberi, da superbia. Se voi parlaste con qualche esorcista o leggeste un pochino di libri, trovereste questa bella sorpresa: che il diavolo ogni tanto se ne esce e dice io non ho peccati. Urca, il diavolo peccatore fin da principio, omicidio fin da principio, definito da nostro Signore l'istigatore di tutte le più schifose perversioni, scellerataggini, proprio azioni che si compiono sul pianeta Terra, lui non ha peccati. Quindi, e guardate che, infatti, quando è che una persona si converte? Quando si accorge di essere peccatore, non semplicemente in maniera generica, ma quando, con la luce che il Signore gli manda e che certamente l'anima deve accogliere, ha aiutato e facilitato anche
dalla predicazione, perché la predicazione è ciò che smuove. San Paolo lo dice, la fede nasce dalla predicazione, viene attraverso l'udito, purché sia fatta in un certo modo. La conversione avviene quando si passa ma sì, forse sono peccatore, ma sì, ma tutti sbagliamo, no? Nessuno di noi è perfetto, su. Però, sì, ma andiamo, che fai tu? E che vuoi che faccio? Ma niente, insomma, niente di male. Sapete, noi poveri preti, specialmente di questi tempi, ricordate che oggi, cioè, io mi chiedevo sempre come saranno certe cose. Allora, oggi il sacramento della confessione non è che è in crisi, di più, perché non c'è più il senso del peccato. Quindi è vero che c'è gente che si vuole confessare e che delle volte non trova il sacerdote disponibile, purtroppo è tragicamente verissimo. Ma è anche vero che un sacco di gente che si va a confessare lo fa per fare un pro forma. Ve l'assicuro. Sono poche le persone che vanno a confessarsi e che si confessano bene. Bene significa chiamando per nome e cognome i peccati che hanno commesso, riconoscendoli, e pronti chiaramente ad assumersi le conseguenze, le responsabilità. Giuda ne faceva tanti, ma vedete, no? Noi abbiamo lasciato tutto, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quest'altro, e fanno sempre pastore e non facciamo niente. Quando ci fa fare i miracoli? I miracoli. Pietro dice, ma che miracoli, ma Dio ce ne scampi e liberi. Cioè, vedete l'atteggiamento di. Perché i miracoli non è che li facciamo noi. Aspettate, cioè, sto dicendo noi molto, nessuno si pensi quando, ecco, cioè, i miracoli non li fanno gli esseri umani. Il miracolo è semplicemente che il Signore sceglie di servirsi di te per farlo. Ma non è che tu fai il miracolo. Il miracolo è un'attestazione del fatto appunto che Dio è con te. E infatti cosa dice Gesù? Finché in voi sarà troppa carne, non li farete i miracoli. Faremo dei digiuni, ma Giuda fa i digiuni e poi, come vedremo, va a donne appena può. Smetti di andare a donne e poi farai anche digiuni dopo, no? Per carne intendo le passioni corrotte, la triplice fame. Qual è la triplice fame? La sapete, no? La triplice fame. La fame di sesso. Quindi la fame di piaceri carnali. La fame di soldi. Fame. E la fame di. Sarei per dire una frase che è. La fame di fama, cioè di potere, di apparire, di successo, di camminare tronfi. Ecco, che Dio ce ne scampi e liberi, eh? Specie per noi cattolici, ricordiamo il Vangelo di ieri di San Giacomo, chiudo, il potere. Sapete che una volta quando il Papa veniva eletto, con tutti quanti i fasti di un tempo, quindi se incoronazione, i flabelli, la sedia gestatoria, tutte cose troppo frettolosamente per quanto mi riguarda poste nei musei, nei dimenticatoi, perché non si tratta di innalzare la persona fisica che riveste l'ufficio pontificale, ma l'ufficio. E chi sta lì deve capire bene chi è e il potere immenso che ha.
E perché, sapete, quando il Papa veniva eletto, credo che fosse un rito, adesso purtroppo non mi ricordo, l'ho sentito dire, credo proprio quando usciva il giorno dell'incoronazione su sta sedia gestatoria, c'era uno davanti che aveva dei pezzetti di carta, li strappava e li bruciava. Cioè, quel segno era di stare attento che la gloria del mondo va a finire così. Cioè, tu per il fatto che sei papa, inevitabilmente c'hai una fama e una rinomanza oggettiva mondiale, ma stai attento. Così come penso che tutti sanno che c'è la stanza delle lacrime, no? Nei luoghi dove si fanno il conclave. Dopo che uno è stato accettato, quando si cambia, deve farsi un pochino di piantarelli, perché cioè, fare una cosa del genere, immaginate la responsabilità che c'ha un papa. Io non gli vorrei essere neanche camicia. Immaginate il giudizio di un papa che c'ha sulle spalle tutta la chiesa in ogni singola cosa che dice, che fa, che esterna. Io sono felicissimo di essere quello che sono, ecco, però sinceramente delle volte se c'è una cosa che pesa un po' è proprio il cosiddetto, anche se piccolissimo per un povero parroco, cosiddetto tra virgolette potere, autorità, perché guai a noi se non lo utilizziamo per il fine per cui ci è stato affidato e con estrema umiltà e sempre in vista del bene degli altri. Il resto ci penseremo personalmente nella nostra preghiera privata. Saluto tutti, Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Iesus et Maria.